Chi sono i magistrati? Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. In questo video voglio dirti chi sono i magistrati. Ma prima di fare questo, dobbiamo fare un preambolo. Questo canale YouTube è stato creato e realizzato per dare dei consigli pratici al cittadino affinché egli possa districarsi dai meandri del processo penale. Decodificare quindi quelli che sono i codici segreti del processo penale e avere quindi delle armi per poter fronteggiare le insidie della macchina giudiziaria. È quindi un canale che non fa politica, è un canale che non si occupa dell'ultimo evento della cronaca giudiziaria. Ma questa volta io ho voluto fare un'eccezione. E perché? Perché quello che sta accadendo in questi giorni ha davvero dell'incredibile. È scoppiata una vera e propria bufera giudiziaria. Una bufera giudiziaria, bada bene, che non si è diretta contro il cittadino, ma una bufera giudiziaria che coinvolge la stessa magistratura italiana. Perché dall'inchiesta che è in corso da un po' di tempo contro Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e alla luce delle stesse dichiarazioni di Palamara si è preso atto di un segreto di Pulcinella, e cioè che la magistratura, quindi un segreto che sapevano tutti, almeno gli addetti ai lavori, e oggi viene visto come un qualcosa di incredibile, ma lo sapevamo già. Qual è il segreto di Pulcinella? È che la magistratura è divisa per correnti, le correnti sponsorizzano dei magistrati anziché altri, e quindi chi è che va avanti? Non va avanti il magistrato bravo che si spacca la schiena e si consuma gli occhi sulle carte processuali e quindi cerca di fare il suo dovere, ma va avanti invece il magistrato che ha degli apparentamenti politici, che è sponsorizzato da alcune correnti. Questa è la verità. E quindi al CSM che cosa succede? Che le correnti si incontrano e si scontrano sui nomi. Quindi Tizio deve andare alla procura di Milano, Caio deve andare alla procura di Roma, Sempronio deve andare alla procura di Napoli. Questa è la verità. Ma tu che mi stai vedendo mi dirai: vabbè avvocato, ma questo incide sul mio processo? Incide sulla mia vita? Incide sulla decisione del giudice? E quindi è una cosa che mi può riguardare? Assolutamente sì. Assolutamente sì. E perché? Può riguardarti perché, primo punto, primo campanello d'allarme, un magistrato che non fa bene il suo lavoro e quindi non legge le carte, ovviamente non prenderà in esame le tue prove a discarico, la tua verità, e quindi ti potrà condannare più facilmente, perché poi la sera deve andare a fare l'aperitivo con altre persone per sponsorizzare Tizio, Caio e Sempronio, oppure per autosponsorizzarsi. Ma c'è un'altra verità importante, e questo è il secondo campanello di allarme, che non c'è soltanto il fenomeno malato e patologico della lottizzazione, del manuale Cencelli, della spartizione di potere in magistratura, ma c'è di più. C'è il carrierismo politico, c'è un carrierismo giudiziario. Quindi io pompo una certa inchiesta perché ho bisogno degli arresti, ho bisogno di un grande circo mediatico in modo tale che io possa poi sbandierare quell'inchiesta alla mia corrente e dire: beh, guardate, fatemi andare avanti perché io ho fatto questo, questo e quest'altro. E quindi tutto questo, chi è che lo paga? Il cittadino. Perché poi alla fine di queste grandi inchieste si va a processo, forse grazie anche a noi avvocati, fioccano le assoluzioni. E dunque, quell'inchiesta si scioglie come neve al sole, si dissolve come una bolla di sapone,
ma intanto abbiamo avuto un calvario giudiziario per il cittadino. E allora, in questo momento però, io devo fare una specifica importantissima, e cioè che ci sono tantissimi, forse la maggior parte, di magistrati bravi, ma veramente bravi, che però non trovano sbocco perché è il sistema correntizio della magistratura a fare da padrone. E allora, in questo momento, cosa dobbiamo fare noi avvocati? Noi avvocati dobbiamo, avvocati penalisti, dobbiamo fare in modo che quei magistrati che non fanno il loro dovere, che non leggono le carte, che vogliono fare delle inchieste soltanto per un fatto di carriera, beh, allora dobbiamo a spada tratta difendere i nostri clienti per fare in modo di alzare le barricate e combattere contro quella magistratura malsana. Ma allo stesso tempo dobbiamo aiutare, dobbiamo creare un rapporto di collaborazione nei confronti di quei magistrati buoni, di quei magistrati che si spaccano la schiena e si consumano gli occhi ogni giorno per cercare di fare il loro lavoro in modo serio, in modo intelligente, in modo accettabile. E allora, voglio dire una cosa importantissima, che guardate che se oggi la magistratura non ha più credibilità nel sistema Italia, allora anche noi avvocati perdiamo di credibilità, perché tutto il sistema viene portato al macero dal cittadino che non crederà più alla giustizia. Ed ecco perché viene meno quello che è un sistema realmente democratico. E allora dobbiamo fare in modo di combattere contro quella magistratura malsana, ma di aiutare quei magistrati, quella parte buona della magistratura che vuole lavorare affinché sia fatta realmente giustizia. Bene, se ti è piaciuto questo video, allora iscriviti al canale e sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se invece desideri una consulenza o desideri essere difeso da me in un caso giudiziario, allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti, perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.